la mia sfida quotidiana, il gelo del bidet. Oggi sembra un giorno positivo, o almeno questa è l'impressione che ho. Sono andato insieme alla mia famiglia a vedere una cosa molto importante. Se Amaron mi aiuta un po', può darsi che qualcosa cambia nella mia vita. Oddio, cioè non poi così tanto, ma almeno è un passo avanti. Speriamo bene, speriamo bene. Super frizzante, buonissimo. Buono. Questa è la Luca Alberto, sono più buone. Oh sì. Un po' di latte caldo. Il lunedì mattina dovrebbero essere illegali. Assolutamente. Si incomincia di nuovo tutto da capo. Eccolo qua. Latte caldo caldo. E incomincia un'altra giornata in ufficio. Le porte sono quasi completate. Ieri stavamo in macchina. Era ieri, giusto? No, tre giorni fa. Tre giorni fa. Pensa, io sto convivendo con questa cosa da tre giorni. E mi dice... Dici. Diglielo a Paradise. Credo di essere incinta. Me lo sento. E tu però ho un mal di pancia. Dico, vabbè, allora devi andare in bagno. No. Io ho il mal di pancia come quando ho le mie cose. Però dato che non ho le mie cose, non mi devono venire, necessariamente sono incinta. Ah, ha detto Muriel, sono cresciute le tizze. Sì, è e vero. E acitte fosse amaro. Ho detto, ma magari è influenza. Non è influenza. Ah, è... Allora, è un dolore all'utero. Magari è cistite. La cistite è nella vescica, non è nell'utero. Partiamo da questo presupposto. Magari, vabbè, non voglio pensare a cose brutte all'utero. No, allora, ti ho detto che è proprio il dolore di quando ho il ciclo. E quindi? Non ho il ciclo. Quindi? Quindi sono incinta. Ma vedi, ma vedi. Non vuoi capire. Cosa? Ma perché tu prima non... Ma che calore. Perché prima non mi capivi? Ma cosa? Ah, hai il sole dentro gli occhi. Amore. Ma sei pazzo. Ma che palle. Amore, ma sei stupido oggi. Cioè, ma comunque, ma come fai ad avere la memoria così corta? Io ieri ti ho detto. Amore, io avevo tutti i sintomi della gravidanza. Ho capito. Però tesoro, tu devi capire una cosa, che se uno mangia la pancia la fa lo stesso. Amore, non sto parlando io della pancia, Ah! Hai capito? E quindi ti ho detto sta cosa e tu non capivi. Con la voce piena di sonno. Ma che stai dicendo? Ma come che sto dicendo? Poi ti ho detto che a dicembre non nascerà nostro figlio. Dicembre tra 9 mesi. Quindi voleva dire che io oggi devo essere incinta per farlo nascere a dicembre. E poi io ti ho appena fatto tutti i film che noi il mese di dicembre diventerà bellissimo, perché oltre a festeggiare il Natale, che è una festa bellissima, e il mio compleanno, che è il 21 dicembre, che è una festa avremmo festeggiato anche il compleanno di nostro figlio. Maronna mia, con corona rifuneva. Tu. E magari sarebbe nato proprio il 21 dicembre, ti immagini? Ma mi ci vuole molto. E io ho già me l'ho fatto tutti i conti, perché anche io sono stata concepita a marzo. Ho capito. Quindi da marzo a dicembre sono 9 mesi. Quindi ma non c'è più la possibilità. No. Se no dobbiamo fare fra un anno per farlo nascere. Ma facciamo fra un anno? Ah, ma si pazzo! Qua sono tutte quante incinte, solo io no. C'è successo. Che palle! Tu non lo vuoi? Il mese prossimo impegnati. In che senso? Ti massaggio le palle. No, amore, perché non ci siamo mai impegnati. Ma che significa? Nel senso che non ci abbiamo mai provato sul serio. In che senso? Come in che senso? E ci spiega che vuoi dire. Nel senso che se io fossi rimasta incinta adesso, sarebbe comunque capitato. E noi non vogliamo farlo capitare. No, e quindi il mese prossimo impegnati. In che senso? Amore, ma sei stupido oggi. Ho detto 2018, deve nascere gennaio. Che palle. Hai un brutto rapporto con l'acqua. Io?
Anch'io. Tu sei stata a dire tutta la giornata col pigiama facendo il formaggino nella pupazza. Tu non ti fai la doccia da 3 giorni. La festa del papà, quale giornata più merdosa? Non domandatemi assolutamente il perché. Non importa che sia domenica e non importa il fatto che io debba dormire, ma il compleanno del nonno è il compleanno del nonno, ragion per cui gli vado a dare gli auguri. Credevo che di domenica non si mettesse il cazzo del grattino e invece si mette. E la cosa bella è che da quello che ho capito chiamando mia nonna è che sto andando a casa di mio nonno e di mia nonna, ma mio nonno non c'è perché è sceso a farsi una passeggiata. Chi è? Nonna? Cosa? Dove sta quel locale? Quale locale? Quel locale. Voi la vedete piccola, in realtà è un diavoletto della Tasmania, tipo Taz. Chiedimi scusa guardando qui dentro. Scusami per averti detto dove. No, scusami per averci pensato. Ho capito. Scusami per averci pensato alla parola si dove. Devono guardare tutti quanti. La mia fidanzata mi guarda e lui lì ti aspetti la bugia palese del fatto almeno che sei bello. E invece? Invece mi guarda con gli occhi pieni d'amore e mi dice: mi sei simpatico. Che vita di merda. Ti prego, ma smetti di fare quella faccia. Hai detto che c'è il fantasma. Però dai, sto detto che stai in bagno perché si apriva e chiudeva la porta da sola. Erano le scorregge. E dai, ma non fai quella faccia però. Ma sembra che mi stai mostri. La smetti, vogliamo andarcene? Vai, andare avanti. Avviati. Perché guardi di là? Avviati. Ma perché? No, non mi lasciare da sola, dammi la mano. Dai la mano. Non mi guardare così. Vieni, cammina, scendi. Ho paura da sola. Oh, non mi lasciare però. Scendi. Mannaggia Paradise. Paradise. No, non dovevamo sapere questa cosa dei fantasmi, perché ora ho paura e lui mi prende in giro. Posso aprire? Apri! Forse c'è un mostro che mantiene. Ah, ma sei scemo! Hey!